è una villa che è impostata tutto intorno a un cortile centrale con un peristilio, cioè con tutte queste colonne che stanno ai lati che bordano questo cortile centrale, e intorno al peristilio ruotano tutti gli ambienti della casa, una casa che sicuramente, almeno per la parte meridionale, aveva due piani. Si sviluppava lungo due piani. Chiaramente noi ora stiamo scavando i residui che non sono stati scavati nella precedente campagna, quella fatta alla fine degli anni 70. Professore, com'è nata questa convenzione tra l'Università di Messina, il Parco archeologico di Naxos e il CNR? Allora, questa convenzione è nata da una esigenza di ricerca che noi tutti avvertivamo come fortemente necessaria, cioè quella di affrontare lo studio dell'archeologia di Taormina in maniera sistematica e globale, sia per ragioni di conoscenza, diciamo, conoscenza scientifica, ma anche per ragioni di valorizzazione, di tutela di questo patrimonio archeologico, appunto, taorminese, che è veramente immenso e straordinario. Quindi abbiamo deciso di iniziare questo percorso di ricerca coinvolgendo questi tre enti che hanno delle competenze specifiche per raggiungere questo primo obiettivo, che è appunto quello di creare una nuova carta archeologica di Taormina. Una carta archeologica, oggi diciamo, per carta archeologica noi intendiamo uno strumento, diciamo, innanzitutto non cartaceo ma digitale, cioè una base cartografica digitale dove vengono riportati attraverso dei sistemi di posizionamento della massima precisione tutte le evidenze archeologiche note di un determinato sito, nel nostro caso è Taormina. Ci stiamo occupando proprio del rifacimento della planimetria, proprio per restituire un'immagine, diciamo, quanto più fedele, anche per accertarci di quale sia l'effettivo stato di conservazione oggi delle strutture rispetto a 20 anni fa, quando la villa effettivamente è stata scavata. Anche perché ci siamo resi conto che ci sono delle incongruenze tra la planimetria che era stata pubblicata e le strutture effettivamente in vista, perché per esempio la tomba non figura nella vecchia pianta. Stiamo utilizzando la stazione totale perché comunque ci consente di accumulare un gran numero di dati in poco tempo, e quindi poi verrà però a tutti gli effetti effettuato un rilievo manuale in scala 1:20, quindi si tratta di un rilievo con un grado di precisione elevatissimo. La stessa cosa verrà fatta per i mosaici, che verranno rilevati manualmente in scala 1:1. E questa è una base di fondamentale importanza perché questo ha comportato naturalmente la raccolta di tutta la documentazione, tutti i rinvenimenti, sia di scavi sia anche rinvenimenti fortuiti a partire dal Settecento in poi, che per la prima volta sono stati raccolti in uno strumento appunto cartografico che è una base per sviluppare qualunque altra ricerca sull'archeologia, sulla storia di Taormina, ma anche diventa uno strumento per la conoscenza e la protezione dei. Per questo ecco, diciamo, è importante che siano coinvolti, e lo sono naturalmente, gli enti di tutela, cioè da un lato la Soprintendenza di Messina, la sezione ai beni archeologici, dall'altra il parco archeologico appunto di Giardini. Noi abbiamo da anni una collaborazione appunto con questi due istituti che ci hanno messo anche a disposizione la documentazione pregressa, e per questo li ringraziamo naturalmente, e quindi insomma noi speriamo che questo prodotto, appunto la carta archeologica, possa vedere la luce in tempi brevi. Per quanto riguarda invece il progetto, questo progetto sulla Domus San Pancrazio, ecco, magari ci interessava un po' approfondire la questione del terreno privato. Ecco, è un terreno privato, questo vi creerà problemi nei vostri lavori? Noi speriamo di no, diciamo innanzitutto. La Domus di San Pancrazio appunto ricade tutt'oggi all'interno di questo parco della Villa San Pancrazio, che è una proprietà privata. È chiaro, ecco, che da parte nostra, così come della Soprintendenza e del parco, non c'è nessun interesse a creare
creare diciamo, problemi al proprietario o ostacoli o difficoltà. Si tratta semplicemente di innanzitutto cercare di recuperare e valorizzare il più possibile questa che è una delle evidenze monumentali antiche più importanti di Taormina. E sarebbe auspicabile riuscire in un futuro a trovare una soluzione che contemperi le esigenze legittime, pienamente legittime del proprietario che possiede questo bene, però anche con quelle della fruizione pubblica, perché si tratta appunto, ripeto, di una testimonianza di grande interesse e che insomma tutti quanti secondo me dovremmo sforzarci per metterla a disposizione di tutti, prima di tutto dei taorminesi perché appartiene a loro e poi anche naturalmente dei turisti. Tutto questo però appunto per rispondere alla sua domanda, in situazioni come queste diciamo non crea problemi, ma diciamo deve essere fatto cercando di trovare soluzioni che possano conciliare interessi legittimi del proprietario e gli interessi pubblici della restituzione ai taorminesi di questo bene. Ecco, penso che questo sia il punto. Questi lavori si concluderanno il 31 luglio, dopo cosa succederà? Allora, il 31 luglio si concluderà questa fase, diciamo, questa prima campagna che noi abbiamo avviato appunto e che aveva un obiettivo, diciamo, diagnostico, cioè vedere in che condizioni di salute sta la villa, perché purtroppo, diciamo, la mancanza di manutenzione ha comportato che insomma qui crescesse l'erba, si accumulasse polvere, terra, eccetera. Quindi diciamo che adesso noi stiamo cercando di verificare attraverso un nuovo rilievo, una documentazione, ecco, il più possibile completa, lo stato di salute della villa. Fin dove si può arrivare con questi scavi? Cosa ancora può venire fuori da questo lavoro? Allora, io penso che da quest'area possano venire una quantità di informazioni straordinarie per la storia antica di Taormina, perché ecco, dal poco che abbiamo fatto ancora, perché abbiamo iniziato da appena 10 giorni, quindi semplicemente cominciando ad avvicinarci a queste strutture, abbiamo potuto insomma apprezzare quello che noi in termini diciamo un po' tecnici chiamiamo il potenziale archeologico, cioè il potenziale di informazioni archeologiche e storiche che in parte diciamo già la soprintendenza con i vecchi scavi aveva messo in evidenza. Poi purtroppo immagino per mancanza di fondi gli scavi allora non sono rimasti, sono stati sospesi. Quello che sarebbe bello, insomma, che tutti noi auspichiamo è l'anno prossimo poter continuare sempre in questa collaborazione assolutamente diciamo indispensabile con gli istituti appunto preposti alla tutela, cioè la soprintendenza e il parco, poter continuare questo lavoro magari con un impegno anche più consistente dal punto di vista proprio dell'intervento con uno scavo almeno limitato, ecco, a chiarire alcuni punti, perché purtroppo l'area è molto grande. Noi abbiamo delle risorse piuttosto limitate, questo ci terrei a dirlo, perché i nostri lavori sono dei lavori a costo zero, nel senso che purtroppo per una situazione che non riguarda soltanto noi ma tutti quanti, i finanziamenti per la ricerca sono piuttosto limitati, quando non del tutto esigui, e quindi diciamo che cerchiamo di lavorare a costo zero, grazie all'entusiasmo, alla buona volontà degli studenti e grazie anche alla disponibilità, ecco, insomma, degli istituti che ci ospitano. Io a questo proposito vorrei ringraziare il Comune di Taormina, perché
mettendoci a disposizione una struttura, la piscina appunto, che ospita i nostri ragazzi, appunto, ci ha permesso di realizzare, ecco, questo cantiere, che è un cantiere scuola, appunto. I ragazzi vengono qui a fare il tirocinio, cioè a imparare il loro lavoro. Quindi noi coniughiamo un'esigenza didattica, che è quella di insegnare ai nostri studenti, diciamo, gli elementi del mestiere, e un servizio appunto alla città, che è quello di avviare questo recupero appunto di questo bene archeologico. Quindi, insomma, io spero che anche questa collaborazione con il comune possa rinnovarsi, perché, insomma, credo che andiamo tutti verso un interesse comune. Lavoriamo e dobbiamo lavorare tutti per un interesse comune, che è quello di valorizzare il più possibile questo patrimonio straordinario veramente di Taormina. Taormina sta vivendo un periodo economico molto, molto difficile. Il comune rischia il default, come diciamo la maggior parte dei comuni siciliani, compresa la regione. Ecco, da queste realtà, da questi siti archeologici, dalla storia, dalla cultura di questa città, ecco, può ripartire l'economia? Ma guardi, io non vorrei adesso dire una banalità che diciamo tutti quanti, e cioè il fatto che la nostra più grande risorsa sono i beni culturali. Però io credo che almeno a scala, diciamo, comunale, ecco, di una piccola comunità, medio-piccola come è Taormina, bisognerebbe il più possibile investire in queste risorse, risorse appunto storico-artistiche, archeologiche, e questo lo si può fare, credo, attraverso una sinergia, un accordo tra tutti gli enti che a vario titolo appunto lavorano su questi, perché tutto sommato dalla collaborazione, poi soprattutto in tempi di vacche magre, vengono fuori tante idee, e quindi si fa uno sforzo anche per ricavare il più possibile anche con mezzi limitati. E penso che appunto da una valorizzazione intelligente progettata del patrimonio di Taormina possa venire fuori un rilancio anche dell'economia. E poi, ecco, mi permette di dire un'altra cosa: prima di tutto, una cosa ancora più importante secondo me è il fatto che è necessario che Taormina si riappropri della sua identità del passato. È un'identità importantissima che non so quanti degli abitanti di oggi sentano come propria, ma è una cosa secondo me importantissima, perché parlo, diciamo, da addetto ai lavori, però in realtà questo secondo me è molto più importante anche per chi non è addetto ai lavori, cioè recuperare la propria identità, la propria storia, ecco, la propria memoria storica, che nasce da questa bellissima città che in età ellenistica ha cominciato a diventare una straordinaria città monumentale, e da lì ha iniziato il suo percorso.